dobbiamo essere onesti, Modena ha meritato, se guardiamo la partita di sui 90 e passa. Fino al 25esimo del primo tempo un'ottima presenza. Poi cosa è successo nella sua squadra? A noi siamo partiti molto bene, siamo in vantaggio, abbiamo creato, abbiamo giocato penso molto bene. Poi sull'azione del gol loro ci siamo fermati, pensavo fosse fallo. Aveva preso un campo in modo, però una squadra che ha qualità, lo sapevamo, in modo di qualità di questa squadra. Poi siamo partiti anche bene il secondo tempo, io penso che nel calcio poi quando non riesce a vincere devi fare di tutto per non perdere. Il Modena è stato più bravo di noi e penso che alla fine il pareggio fosse il risultato più giusto. Hanno fatto bene nel primo tempo, hanno creato, loro hanno avuto un pallino del gioco alla fine del primo tempo, ma nel secondo tempo non ha creato, solo su errori nostri, abbiamo sofferto su errori nostri. Dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo lavorare tanto, lo sappiamo, quindi non ci dobbiamo esaltare, non ci dobbiamo deprimere, soprattutto con la sconfitta. Vittorio Scarpelli da Tutto il Sud. Mister Roberto, anche il collega, con un uomo senza almeno per gran parte del primo tempo, e il fatto che sia comunque una squadra molto giovane, può per cuore pesato, il discorso emotivo del gol subito in quella maniera un po' carambolesca, e soprattutto lei lo ha detto spesso, questa squadra sappiate che è una squadra che poi va sempre all'attacco. Oggi è pesato oltremodo questo atteggiamento, oppure l'hanno decisa degli episodi che potevano capitare anche in altre partite, che si gioca in casa, quindi con la squadra che attacca, che si gioca in casa non solo a cose di in generale, ma una squadra che si avanti. Se andiamo ad analizzare il tuo gol, la squadra era sempre sotto richiamata, anche il secondo gol, il primo gol l'abbiamo visto, ed c'era, alla fine non era fallo su Maras, e quindi ci siamo fermati, abbiamo preso gol, ma eravamo 7 giocatori sotto richiamata. Il secondo gol è l'allaggio dal portiere, hanno preso una palla di testa, ma eravamo in 5-4 difensori più centrocampista sotto circa palla. C'è stata un'occasione che rimane un po'. Sì, ma il problema è che, l'avevo detto anche prima, quando cerchi di andare in pressione alta, le squadre avversarie cercano di colpirti magari cercando le palle lunghe. Però se stai dietro questa squadra mi ha preso, corre il rischio di prendere gol. E quindi è stata un'azione un po' casuale, non è stata un'uscita sbagliata in una pressione alta che abbiamo fatto noi. È vero che abbiamo rischiato, ma è vero che abbiamo anche creato. E secondo me il fatto di prendere gol una squadra con tanti giovani in campo, i giovani di Dentro, ma credo che sia un errore da parte di tutta la squadra, dobbiamo essere bravi a saper gestire la partita. Come ho detto prima, se capisci che non puoi vincere, dobbiamo cercare di portare a casa il pari. Questa è la differenza, la pensa del Vile, quindi noi ancora in questo non siamo magari pronti, però nella terza giornata, dove secondo me la squadra fino ad oggi, neanche oggi, ha fatto molto bene, non ha fatto bene come altri partiti, però 25-30 minuti di primo tempo ha fatto benissimo, potevamo fare il secondo gol. Dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, questa sconfitta ci deve far riflettere, ci deve far lavorare, ci deve far continuare a lavorare. Davide Franceschetti e Perdoni. Intanto la saluto a Gerardo Maenisti, come diceva adesso, come ha detto più volte, questa prima mezz'ora io dico che è stata a livello spettacolare, questo non bisogna dimenticarlo perché abbiamo visto il solito gioco di presenza, scambi di prima, aggressione, insomma, veramente un gioco che ha entusiasmato anche la ragazza. Poi l'episodio, un po' come ho messo il pareggio del Modena, come diceva lei nel secondo tempo, a giocare, poi però come spesso capita un po' il fiato potrà mancare per mantenere questi ritmi del gioco, a lei è molto difficile. Ritiene che questa squadra abbia bisogno, visto che ancora c'è il mercato e visto che lei ha ribadito che i giovani hanno i pro e i contro, abbia bisogno di qualcos'altro per poter mantenere i ritmi, soprattutto che lei nel suo gioco in modo. Ma io credo che oggi qualche giocatore ha subito un po' dal punto di vista fisico, però le partite non c'era di infortunio per i cambi, il terzino destro e il terzino sinistro erano costretti perché in macchina non avevamo neanche i cambi, perché è stato, abbiamo infortunato.
hanno speso tantissimi centrocampisti, hanno speso tanti attaccanti. A mio avviso, finché ha detto Marras, dal punto di vista fisico, ha fatto molto bene, ma sono occupato. È normale che cercare di fare un calcio sempre più positivo, devi spendere energie, non devo. Però questa squadra io devo analizzarla sinceramente per quello che ha dato durante tutta la partita. Ha fatto, a mio avviso, come detto prima, un tempo molto, molto bello, a livello di giocare, a livello di intensità. Poi ci sono anche gli avversari, la paura degli avversari hanno cambiato anche il modo di giocare, hanno cambiato l'impostazione, sono venuto sempre con il creare anche nazionale per giocare. Quindi la paura nostra è dettata anche dalla paura dell'avversario. Noi dobbiamo migliorare su questo e dobbiamo crescere. Penso che sia anche normale. Mi dispiace, non sempre dobbiamo crescere, però deve essere anche obiettivo. La squadra non posso lavorare nulla, tranne quella che dobbiamo stare più concentrati e essere più attivi, soprattutto quando c'è da tirare la palla fuori. E non bisogna tenere, ma bisogna buttarla fuori. Ipocatto, pensando appunto. Modena è piaciuto sempre molto bene, per le partite il pressing del programma molto alto, il pressing del portatore, sembrava per Cosenza visto che il per Cosenza ha avuto la occasione di Modena, addirittura su due palloni persi in portiere, si poteva fare molto meglio, ovviamente con riserva di pressione, prendere un corpo con una maniera anche fastidica. Quello che mi preoccupa è la mancanza degli esterni, soprattutto gli attaccanti in aria, perché Cosenza nel secondo tempo non ha più andato. Ovviamente non è più la gamba, è andato con la palla dominante, ma in aria non è un attaccante. Non è sempre questa squadra, manca un attaccante centrale importante che possa sfruttare tutti questi valori che vengono messi in aria. Per quanto riguarda il discorso del mercato dell'attaccante, abbiamo parlato anche in prepartita, qualcosa sicuramente la società farà sul mercato, però io credo che i valori in aria sono arrivati e dentro l'area delle cose. Non forse c'è essere solo l'attaccante, perché c'è l'attaccante esterno e i centrocampisti. Noi l'area riusciamo a attaccarla, secondo me anche bene, abbiamo fatto un po' di confusione alla fine perché è anche il risultato che ti porta a creare un po' di confusione. Però io penso che devo essere soddisfatto di quello che hanno fatto le ragazze per tanto tempo durante la partita, ma non sono preoccupato perché alla fine so che è solo il lavoro che può portare a continuare a lavorare sulle cose, sulle pecche che abbiamo. E la terza partita del campionato credo sia anche normale. Non devo analizzare tutta la partita, non solo i minuti che abbiamo sofferto. Fabio Di Borgo? Mister, lei ha fatto giocare poco più avanti stasera, no? L'ha spostato più avanti. E poi quello che ha preso perché poi voglio dire, tu si sta facendo bene, la riuscita ha fatto che hanno fatto bene tutti, che di massimo te ci hanno messo. Però, tutti i colleghi l'hanno detto prima, questa squadra ha bisogno sicuramente di qualche mese, mancano due giorni, tre giorni alla fine del mercato. Cosa vuole dire ai tifosi? Perché è importante anche questo, la gente vuole sapere, perché poi in realtà è cambiato a lungo. È ovvio, Tutino è un giocatore che abbiamo visto, lo conosciamo bene, però secondo me lei manca qualcosa lì e secondo me anche il secondo tempo di Venezia, che siamo arrivati poi una preparazione un po' che è calata tantissimo secondo te. Quindi c'è un problema anche fisico, anche di preparazione, uscite dopo la lunga, fatemi capire perché io su certe cose vorrei anche capire come funziona. Ma come sempre giocato avanti? Ma nella posizione dove ha giocato oggi? Da un po' di giorno, come si gioca? Tutte partite, è spesso io che l'ha messo davanti. Ma anche la posizione a Roma? Però fino a due giorni fa ha fatto il motore e per me è un ruolo suo, per me che sto rispondendo alla sua domanda, per me è un giocatore che poi lo vive più. Secondo me nel 4-2-3-1 un po' meglio che il trequartista e non centrocampista. Oggi abbiamo, secondo me, giocato il 4-3 e giocava avanzata. Io credo che per quanto riguarda il mercato, la società, come ho detto poco fa, sa che dobbiamo fare qualcosa lì davanti. Però credo che questa squadra non posso cambiare, perché secondo me non è così, l'idea di questa squadra perché ho perso la partita. Questa squadra sta facendo, a mio avviso, molto molto bene. A Venezia non ci dimentichiamo che abbiamo giocato contro il Venezia.
una squadra che ha speso tanto per vincere il campionato. Noi non dobbiamo fare il campionato con Venezia. La domanda è la risposta per me. Ma cosa scusi? Assolutamente no, però una squadra che spende e prende determinati giocatori per vincere il campionato, poi il campionato diventa tutta altra cosa, però siamo all'inizio del campionato e io valuto quello che vedo delle altre squadre, la rosa delle altre squadre, se io parlo con la rosa del Venezia, con la rosa del Cosenza sicuramente non è un uomo, se noi andiamo a Cosenza e facciamo un inizio grande di tempo, abbiamo preso poco perché con le partite bisogna anche analizzare, noi prendiamo gol dopo 4 minuti, l'inizio della partita l'abbiamo. E quindi la squadra è stata molto brava a saper soffrire, perché questa squadra non può dettare legge in tutti i campi, in casa, fuori casa, tutte le squadre, ci sarà un momento che bisogna soffrire, oggi non siamo stati bravi in determinate cose, ma altrettanto siamo stati altrettanto bravi a fare le cose che sappiamo fare. Dall'altra parte c'è una squadra avversaria che ha delle qualità, hanno sfruttato le loro qualità dei giocatori, soprattutto nel reparto avanzato, molto bravi. Quindi io la vedo così. Poi il mercato penso di aver risposto, su Boba ha sempre giocato dall'inizio dell'anno in gruppo. E siamo spostati. Buonasera, messere. Fra le cose sulle quali penso si debba lavorare è proprio il fatto di delle conclusioni. Cioè la squadra fa un bellissimo gioco, fa una grande mole di lavoro, produce, però poi al momento della finalizzazione ancora siamo carenti. Come si può sopperire questo? Io sarei preoccupato quando la squadra non riesce a produrre questo, se non arrivi lì è un problema. La data di ci arrivi, io l'unica medicina che conosco che sono lavorare durante la settimana non è un attimo perché noi l'abbiamo perso perché non abbiamo preparato la partita e abbiamo avuto pochi giorni perché la stessa cosa l'abbiamo in modo. Però lavorare secondo me una settimana intera ti aiuta a lavorare 4-5 giorni della settimana, lavorare sui reparti, lavorare sullo specifico. Noi abbiamo fatto la partita e il giorno dopo abbiamo fatto il viaggio. Ieri le finiture che non è stata una finitura, ma non è grande, non abbiamo perso per questo. Però ritornando alla sua domanda, secondo me l'unica cosa che possiamo fare è solo noi. Dobbiamo, una cosa positiva che arriviamo lì, e dobbiamo cercare di attaccare meglio l'aria e cercare di sfruttare le occasioni, perché anche oggi abbiamo in modo anche un po' confusionato, soprattutto alla fine, abbiamo messo anche il tempo in aria e non siamo andati bene a concludere. Lì ci dobbiamo lavorare. È una vega che in questo momento c'è e dobbiamo lavorare. Sono quello che nessuno vorrà domanda di non ha fatto, tipo una domanda secondo me. Sì, probabilmente domenica si gioca, siete pronti eventualmente già con le idee che si possa giocare domenica a Brescia probabilmente? No, noi partiamo dal presupposto che noi giochiamo, cioè noi la nostra testa è data già la partita, domani iniziamo veramente, poi aspettiamo, ma noi eventualmente ci siamo pronti. A giocare poi vediamo se da una parte o dall'altra, un Brescia Regina, però noi da domani mattina ci attendiamo per preparare la partita. C'è l'operatore rosso. La situazione in infermeria mi sta ricollegandomi anche a quello che ha detto lui prima, sì. In effetti ha scelto obbligati di difesa. E forse dal mercato dovrebbe arrivare anche qualcosa in quelle parti. Ma Martino lo sapete, lo sappiamo, deve stare un po' fermo. La partita dovrebbe iniziare ad allargarsi con la squadra già, speriamo da domani, dai prossimi giorni. Quindi gli altri infortunati, Meroni no, oggi era ancora un po' affaticato, ha avuto questo problema con faccia che lo fa una scelta tecnica per non, soprattutto per non rischiare, però sta bene. E gli altri? Ti aspetta anche in funzione di no, sì, secondo me quel reparto sta bene, abbiamo fatto un giocatore per due posti. Secondo me stiamo bene. Vittorio Scalpelli? Mister, per quanto riguarda la Serie B, parliamo degli indisponibili. Cosa può dare Florenzi a questa squadra quando recupererà? Florenzi lo conosce, è un giocatore che può dare tanto, perché
prima possibile inizia ad allenarsi con la squadra, perché già ieri ho visto sta facendo il programma che deve fare, però penso che dopo la sosta si inizierà ad allenare con la squadra, quindi ci riguarda lo stesso Marcos che ancora non è in condizione. Abbiamo dei giocatori che sono arrivati dal mercato, che stanno fermi, Scarpi e Viviani stesso, ancora sono fuori condizione, hanno bisogno di giocare per mettere in condizione. Chiudiamo con Mario Giustini. Sì, io chiedo scusa se insisto su questo, però abbiamo bisogno di capire. Io vorrei aver costruito una squadra che al momento ha parte giornale, Tutino, Mazzocchio, eccetera, che lei sta in qualche modo sacrificando secondo me a esterno, ma lui è un generale. Poi abbiamo Presti e Pezzi. Abbiamo effettivamente bisogno di un altro generale, o perché con altre caratteristiche tecniche, o sarebbe meglio una alla sinistra o in broda che va a formare quel ruolo che abbiamo sulla sinistra? Ma secondo me Mazzocchi può fare tutti i ruoli, tranne la prima punta, non lo vedo in prima punta. Quindi giocando 4-3 ruoli lo vedo dietro Tutino in questo caso. Ho detto Tutino sull'esterno, perché secondo me è un giocatore che ne può dare tanto sull'esterno. O dietro la punta, sicuramente non prima punta. Qualora ci dovessimo giocare la prima punta dietro due attaccanti, manca la prima punta per caratteristiche diverse. Quelle di Tutino, di Zini, di Pesci e di Lanzarote. Io lo vedo più un giocatore sull'esterno che ha gamba, ha fisicità, io non lo vedo come attaccante centrale. Se gioco 4-4-2 per me non è un attaccante, io preferisco farlo giocare esterno, preferisco più un attaccante con altre caratteristiche. Grazie a tutti, grazie.